è il biglietto da visita di ogni attività e ormai anche qualcosa in più. È fondamentale quindi dare una buona impressione a chi lo visita, avere informazioni sempre aggiornate e che si trovano facilmente. Per ideare il tuo nuovo sito web o per aggiornare quello che hai, la base di partenza deve essere sempre pensare a chi ti rivolgi, quali sono i tuoi clienti e a quali dei loro bisogni vuoi dare risposta. Per creare un buon sito web, quindi, non basta comprare il dominio, nome e indirizzo del sito, e nemmeno basta inserire delle foto o qualche testo qua e là. Un sito web ben fatto deve 1. Avere testi e contenuti originali per il tuo obiettivo. 2. Essere accessibile da qualsiasi dispositivo, PC, cellulare, tablet. 3. Essere sempre aggiornato con contenuti nuovi. 4. Avere una strategia SEO per posizionarsi bene nei motori di ricerca. Se hai già un sito, ti propongo alcune domande per valutarlo. Le informazioni sono chiaramente visibili e si trovano in 3 click al massimo? Hai inserito le informazioni di base in ogni pagina? Il sito funziona su tutti i dispositivi? Per esempio, hai provato come si vede sul cellulare? È proprio a cellulari e tablet che bisogna fare più attenzione. Oggi navighiamo soprattutto da mobile, siamo sempre connessi e vogliamo trovare le informazioni velocemente. Analizza quindi sempre velocità e ottimizzazione del tuo sito. Esistono dei test che puoi fare da solo in piena autonomia. La velocità di caricamento del sito dà la prima fondamentale impressione. La pazienza dei clienti è limitata e per questo la velocità ha un impatto notevole sui risultati di ricerca che i clienti fanno online e anche sulle vendite. Il test che puoi fare con Google si chiama Test My Site. È gratuito e al termine potrai scaricare un report con i consigli di miglioramento. Un sito responsive è ottimizzato per dispositivi mobili, e cioè funziona correttamente e viene visualizzato bene anche su tablet e cellulari. Anche in questo caso Google ti mette a disposizione uno strumento gratuito che ti consiglio di utilizzare. Per approfondire i tanti aspetti della realizzazione di un sito, cerca i seminari sulla presenza online sulla piattaforma digitale sotto casa, alla sezione News ed Eventi. Iscriviti, ti aspettiamo!